ma soprattutto una. La presidente dei premi internazionali Flaiano, Carla Tiboni, si rivolge al comune di Pescara. Il salvagente del nostro evento, chi fa da sé, fa per tre. Ma andiamo con ordine. Siamo di fronte al cinema Sant'Andrea, dove dal 18 a domani 20 aprile si svolge la 25esima edizione del Festival Internazionale Scrittura e Immagine, che preme i migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo all'interno della 51esima edizione dei premi internazionali Flaiano, fondati nel 1973 dal compianto Edoardo Tiboni. Quest'anno sta andando bene il 25esimo, un anniversario importante, una partecipazione importante, circa 2000 corti, ma soprattutto una, come diceva lei, una costola importante dei premi Flaiano, perché la partecipazione è davvero internazionale. Sono arrivati corti da tutto il mondo, sia di ragazzi, di giovanissimi, sia di persone, di artisti che hanno già alle loro spalle il film o comunque opere che hanno avuto il loro successo. E per noi il Festival del Cortometraggio rappresenta una possibilità soprattutto per i giovani, anche se devo dire hanno partecipato al corto e continuano a partecipare nomi affermati del cinema come Haber, come il compianto Andrea Purgatori, giornalista, e anche come la Ranieri, che l'anno scorso ha vinto il premio Flaiano. Presidente, è arrivata una nota da parte sua, una nuova polemica? Assolutamente no, è una precisazione. Io vorrei essere su questo molto chiara. Siccome siamo in campagna elettorale, i premi Flaiano, è notorio, sono indipendenti, non sono né dall'una né dall'altra parte. Tutto ciò che è stato organizzato fino ad oggi è stato organizzato dai premi. Poi è uscita la problematica del Teatro d'Annunzio, che è inagibile, e di conseguenza i premi Flaiano, dietro invito del Comune, si trasferiranno a Piazza Salotto. Ma tutto il resto è farina del nostro sacco, perché, come sapete, ormai l'organizzazione dei premi è un'organizzazione talmente tanto rodata che parte da settembre per offrire sempre più eventi di qualità, ma soprattutto per essere quel biglietto da visita dell'Abruzzo che sono i premi Flaiano.